La sagra del ciammellocco e dei longarini non è solo una sagra, bensì la possibilità di vivere due manifestazioni in una. La kermesse, dalla doppia valenza, quella svoltasi nella frazione di Cretone nel weekend del 10 e 11 settembre, una vera e propria festa nella festa, organizzata dall'Associazione Culturale Liberamente, con il patrocinio del comune di Palombara Sabina, hanno voluto regalare a tutti i cittadini del centro sabino e non solo. L'appuntamento gastronomico, che ormai si annovera tra i più apprezzati e partecipati del panorama enogastronomico laziale, ha ospitato migliaia di persone. Infatti, la partecipazione è stata oltre le aspettative e in tantissimi hanno deciso di prendere parte a questa manifestazione, giunta alla nona edizione, richiamati dall'atmosfera, dalla varietà di iniziative e dalla bontà dei tantissimi prodotti messi a disposizione per la serata. Siamo estremamente soddisfatti. L'obiettivo che eravamo prefissi lo stiamo raggiungendo e secondo me anche con un pizzico di orgoglio superando. Diciamo che dopo 2 anni di forzata clausura quest'anno c'è stata una bella ripartenza. La gente secondo me non vedeva l'ora di riunirsi così insieme e festeggiare spensieratamente. Due lunghissime e composte file umane sin dal tramonto si sono riversate nella centrale piazza cittadina per non perdersi un ricchissimo menù messo a disposizione dall'Associazione Culturale Liberamente, passando per i succulenti e gustosi longarini, ingrediente principale della kermesse, la pasta fresca, tipica del borgo di Cretone, condita con guanciale, panchino, rucola e grana, passando per il tagliere di affettati, panini con salsiccia e porchetta, due tipologie di pizza, margherita e boscaiola, patatine fritte, e altri fritti come la pizza fritta e verdure pastellate, con gli immancabili quanto squisiti arrosticini e l'altro alimento protagonista, il famosissimo ciammellocco di Cretone. Comunque sia, siamo veramente orgogliosi di aver riportato in auge questo prodotto semplice e genuino, insieme con longarini naturalmente, che sono un pasto che era considerato dei poveri perché è fatto tanto di farina e acqua, e quindi estremamente semplice. È stato un vero e proprio successo di pubblico e presenze, quello fatto registrare nella serata di sabato. E come ogni anno, l'evento incontra tutto l'interesse e l'apprezzamento di molti turisti, attratti dalla buona cucina. Un richiamo per gli amanti del buon cibo e non solo. E ricca è stata l'affluenza dei visitatori giunti a Cretone, appositamente per questa manifestazione, tutti dal parere unanime nel giudicare questo grandissimo evento. Considerando che è la mia prima presenza, posso dire che è molto molto carina. Sono soddisfatto, il cibo è buono, la compagnia anche, quindi non manca nulla. Ah, molto piacevole, una bella serata, c'è gente, trascorriamo una bella serata con gli amici, abbiamo mangiato. Complimenti a chi l'ha organizzato, perché è un modo buono per stare con le persone, ecco, a cui teniamo. È molto carina, ogni volta che c'è comunque è pieno di gente, prendono comunque il paese, lo rendono molto più movimentato e attira tanto praticamente. Beh, una bella organizzazione, tanto mangiare, buon cibo, bella gente, stiamo bene. Abbiamo anche Gloria Gaynor che ci sta intrattenendo e ci stiamo divertendo. Meravigliosa. Io è la prima volta che vengo qui, grazie alla nostra amica siamo venuti tutti insieme, ci stiamo divertendo, abbiamo mangiato bene e proseguiamo la serata tutti insieme. Oltre al cibo, alla bontà dei prodotti e alla bellissima serata, non poteva mancare l'intrattenimento musicale ad allietare e far divertire tutti i presenti. Sin dal tardo pomeriggio, i Sabina Marching Band, che con il loro spettacolo itinerante per le vie del centro storico, hanno coinvolto tutti i presenti. Condividere le 7 note con un pubblico che ci ascolta, poi così noi siamo una band di strada, quindi è una bellissima soddisfazione e per noi è stato un piacere e un onore essere stati reinvitati all'anno della ripartenza. In serata divertimento e allegria con la trascinante musica dei Guevalistas, che hanno cantato e fatto ballare i tantissimi accorsi per questa nona edizione. Come on, show.
questa sera significa molto, perché è la nostra prima, il primo concerto a Cretone, quindi siamo felicissimi, anche perché è molto partecipato, Ciamellocco è buono, i Longarini anche, e quindi cercheremo di animare questa serata per tutti quelli che sono intervenuti a mangiare stasera qui alla Sagra. Particolarità che rende a questa manifestazione davvero unica nel suo genere, la possibilità di ammirare e rimanere attratti dalla mostra fotografica dal titolo La nostra storia, composta da quasi 400 scatti fotografici, frutto di 29 anni di ricerca, al fine di raccogliere e fare un archivio da trasmettere alle generazioni future. Mi interessava qualcosa che nascesse proprio dal paese, qualcosa di importante. Ho ideato questa raccolta di foto in modo che ognuno potesse rivedere le persone, gli angoli che non ci sono più, il modo come si vestiva, gli abbigliamenti e così via. E quindi man mano è nata questa, insomma. Poi col tempo l'ho arricchita e continuo a fare quando... ho l'opportunità di fare altre foto in modo da lasciare ai posteri una testimonianza, ecco. Altra caratteristica di questa Sagra a Cretone, la possibilità di vivere nella stessa serata due manifestazioni. Infatti, tra le stradine del centro storico si sviluppa un percorso enogastronomico fatto di prodotti e primizie di prima qualità, oltre alla possibilità di sorseggiare degli ottimi vini messi a disposizione dalle aziende vinicole e avere da cornice il monumentale Palazzo Savelli. Presenti in questa edizione le aziende Cantine San Marco, Paolo e Noemi Adamico, azienda agricola Maria Elena Sinibaldi, azienda agricola Gian Girolami, Poggio Le Volpi, Cantine Sperlonga. A coronamento di questo salotto virtuale, gli ospiti hanno potuto godere di un accompagnamento musicale dei Deep Strings Acoustic Duo, composto da Antonella Ottaviani e Galliano Prosperi, eseguendo un repertorio spaziando dal jazz, pop rock, soul e blues, rivisitando, con arrangiamenti propri, i pezzi musicali dei più grandi artisti internazionali. Per noi è sempre un piacere, perché noi amiamo la musica, e quindi suonarla davanti a un pubblico che ci ascolta fa sempre piacere. Ecco, per noi è lavoro, quindi non solo lavoro, è una passione soprattutto. Un grandissimo applauso va a tutta l'associazione culturale Liberamente, da sempre impegnato nell'organizzare questo tipo di eventi, che attraverso il duro lavoro e spirito di sacrificio messo a disposizione per l'ottima riuscita di questa edizione 2022. E va elogiato l'operato di tutti i suoi componenti, che con forza, coraggio e affiatamento hanno fatto sì che tutto questo si realizzasse, sempre fieri delle proprie tradizioni. Sì, fieri delle tradizioni ed orgogliosi delle nostre origini, questo è lo slogan completo. Sulle magliette naturalmente non potevamo metterci tutta una frase fatta, però comunque sia, sì, l'essenza è fieri delle nostre tradizioni, quello è proprio il cuore della nostra associazione. La Sagra del Ciamellocco e del Longarini è stata un'occasione per passare una serata di divertimento e allegria, coinvolgendo tutti gli abitanti del luogo e visitatori a raggiungere questo bellissimo borgo laziale, persone desiderose di trascorrere delle serate uniti e accomunati nello stare bene insieme, con l'intento di valorizzare i prodotti e i sapori del territorio e trascorrere una bella e meravigliosa serata di festa.